La 20ª edizione del concorso nazionale Fontina d'Alpeggio si è conclusa con una cerimonia di premiazione a porte chiuse lunedì 21 dicembre 2020. Presenti solo gli enti sostenitori dell'iniziativa e i 10 premiati. Il significato del Mondondori in un 2020 così negativo, così particolare, è una voglia di rinascita, una voglia di ripartire anche. È un evento, una manifestazione che come molte altre era in forte dubbio, poi si è voluto dare un segnale come assessorato, un segnale di andare avanti, di continuare in un lavoro che era stato intrapreso. Ebbene, se l'assessorato ha dato un segnale, le aziende lo hanno dato ancora più forte, con una risposta che è stata ottima nei numeri, parliamo di 70 aziende partecipanti, e ancora più che ottima per quanto riguarda l'aspetto qualitativo, perché poi al di là dei premiati o non premiati, quello che emerge dai giudizi della giuria è un livello elevato e delle differenze veramente minime tra i vari partecipanti. Il lavoro dei 16 giurati, ognuno dei quali ha assaggiato ogni fontina concorrente 5 volte, si è concluso stilando una classifica dove le differenze fra le varie posizioni sono state misurate in decimali. Se 20 anni fa si assisteva, come dire, a delle situazioni di maggior divario tra le concorrenti, il livello tecnico è cresciuto tantissimo verso l'alto. Questo lascia ben presupporre, perché poi vedo tanti giovani seduti tra i premiati, senza nulla togliere a quelli che portano esperienze e sono più anziani. Questo vuol dire che la fontina è in buone mani. Fra le concorrenti sono state individuate le 10 migliori e fra queste sono state scelte le eccellenze. 3 produttori si sono visti attribuire il Mondondori, gli altri 7 le Médaille d'Or. Con un confezionamento particolare e riconoscibile, queste forme di fontina sono ora commercializzate a un prezzo superiore a quello normalmente praticato. Noi sappiamo perfettamente che i nostri prodotti non possono ambire a una grande quantità, ma possono ambire a una grande qualità, per cui i nostri prodotti, spesso e volentieri quelli di qualità, sono costosi, non cari. Noi dobbiamo convincerci di questa realtà e dobbiamo sostenerli, perché soltanto attraverso la diffusione, non solo nel mercato interno ma esterno, di questi prodotti di estrema qualità, che comunque ci vengono richiesti dall'esterno, riusciremo a sostenere queste attività agricole che poi alla fine manutengono tutto il nostro bellissimo territorio, che è un atu che dopo la pandemia diventerà fortissimo da essere giocato. Allora, Médaille d'Or, in ordine alfabetico, Brunet e Lavie, società semplice agricola, l'Alpeggio è Morgnon, a Salto. Bravissimo, complimenti. Alta Médaille d'Or, Châtelet, società semplice agricola, Alpeggio Le Moffle di 2. Fabio Dalbar, Alpeggio Chamolet nel comune di Charvanceau. La Boretta di Gabriele Vierere e Fabrizio Bisson, Alpeggio La Pierre di Emaville. Ormai lo conosciamo. La Vignetta di Fulvio Sciablo e C, Alpeggio Plan de Lève di Gressan. Pierre Beta, complimenti.
L'ultimo, quindi, Modon d'Or, concours Fontina del Paggio 2020, va a Joël Montrosset, al peggio Joan di Vassavaranche.